Questa è un'intervista che tende a far conoscere il personaggio non tanto dal punto di vista sportivo ma quanto dal punto di vista umano, personale. È per questo che ti chiedo, pur sentendoci tantissime volte al giorno in quest'ultimo periodo, non prima, quante volte parliamo di calcio? Di calcio non parliamo tantissimo, anche perché io sono molto ermetico sul discorso calcistico. Io, come ho detto già tante volte, come ho detto anche l'anno scorso quando sono venuto a Teramo, non sono venuto a Teramo per, spero per rimanerci un anno o due anni, ho voluto sposare un progetto a prescindere dalla categoria. E per me è stato un grande onore essere richiamato dal presidente Di Antonio, che ha chiamato questa ulteriore opportunità e voglio sfruttarla al massimo per quello che era il mio sogno. Ho sempre detto, primo giorno vorrei fare quello che ha fatto il Carpi, di portare la propria piccola cittadina in Serie A, tanto i sogni non sono tassabili, quindi posso farli tranquillamente. Sì, effettivamente non costano niente, quindi sognare non è proibito. Così come però, insomma, stando sui movimenti che il Città di Teramo ha fatto sino ad oggi, va detto che sono stati confermati i giocatori più importanti già, adesso al di là dei nuovi che verranno. E già questo è abbastanza emblematico circa le volontà che arriveranno, no? Guarda, quello che abbiamo provato a fare l'anno scorso, quello abbiamo costruito nel tempo fino al mercato di dicembre, quello di cercare di prendere più ragazzi possibili per un progetto duraturo nel tempo. Per adesso penso che tutti quei ragazzi che sono rimasti sono ragazzi di, personalmente per me, di altre categorie, quindi che loro abbiano accettato di sposare, continuare a sposare il progetto Teramo, ma soprattutto la teramanità, perché molti di loro sono teramani ed è quello che io vorrei portare. Non è un obbligo, io penso che debba essere tutto un piacere rimanere e stare nella propria città. L'anno scorso si è visto poco, soltanto in alcuni, e quest'anno non ne vedo tanto di più, a parte qualcuno. Questa è una cosa che mi dispiace perché mi sarei aspettato qualcosa di diverso, però andremo avanti lo stesso e faremo lo stesso. Sei un po' polemico adesso, eh? Ma no, ma non sono polemico, sono dispiaciuto, l'ho detto l'anno scorso, lo ribadisco quest'anno, non pretendo niente da nessuno, mi aspettavo forse più amore, più senso di appartenenza, ma forse è stato proprio tutte queste vicissitudini negli anni che a Teramo ha fatto sì che morisse questo senso di appartenenza, che non è più di tanti ma è di pochi. Io sono entrato per la prima volta nella nuova sede sociale del Teramo e senza voler, per l'amore del cielo, offendere nessuno, si annetta l'impressione di un cambio di marcia, anche dalle piccole cose, ammesso che una sede sociale sia una piccola cosa, perché questa è una grande sede sociale. Guarda, io la prima volta che ho parlato con il presidente non abbiamo mai parlato del mio futuro, di quello che poteva essere la squadra, gli obiettivi. Io al presidente gli ho chiesto se veramente ci fossero gli interessi per costruire il Teramo Calcio. E premetto che devo ringraziare la società che ha preceduto questa, perché hanno ridato una vita calcistica a Teramo, ci hanno messo tanta passione, tanto amore, quindi devo ringraziare tutti, non li nomino perché è inutile nominarli tutti perché potrei dimenticare qualcuno e fare una gaffa. Però credetemi, è stato fatto veramente tutto quanto con il cuore, è stato fatto anche la loro uscita con il cuore, perché hanno capito che era importante fare un passo indietro e questo gli dà atto, gli fa onore veramente. Mi hai detto, non mi hanno detto, me lo hai detto tu, fra le tante cose che ci diciamo senza parlare di calcio, che normalmente soffri un po' d'ansia calcistica, no? Questo sì, ma soffro di ansia a prescindere, che cerco nel mio lavoro di essere un perfezionista perché voglio sempre ottenere di più di quello che penso di poter ottenere. Forse credo poco in me stesso, non lo so, o forse voglio troppo da me stesso. Io il mio lavoro lo amo, quindi io ho scelto di fare questo lavoro, abbandonare qualsiasi altra attività da diverso tempo, perché credo in questa che per me è una malattia, che ci devo convivere, mi fa stare bene e male, quindi quando si vince mi fa stare bene. Poi stare in una piazza come Teramo era il sogno, penso il sogno di qualsiasi ragazzo che vuole fare questo lavoro, di approcciarsi in una piazza che ti dà pressioni, che c'è amore, che c'è passione e anche soprattutto un amore che secondo me bisogna ancora far crescere a Teramo con tanti altri aspetti, non soltanto la prima squadra.
qui ci sono ancora tante cose da fare, no? Non ne parliamo nell'intervista, però gli under faranno la differenza e bisognerà chiudere il cerchio prima o poi. Sì. Lo stadio è un altro problema, no? Perché si dovrà risolvere, come credo si risolverà, quello del Bonolis, e poi ci sarà, o prima, ci sarà da ritrovare la compattezza a livello di tifoseria. Ritieni che siano passi che riusciremo a fare agevolmente, oppure prevedi qualche difficoltà di troppo? Guarda, io penso che entrambi i punti che hai elencato sono tutti fondamentali, non c'è uno più importante dell'altro. Io penso che se partiamo dai tifosi, che sono il motore di ogni squadra, ogni società, io penso che il tifoso, amando la propria città, debba pensare ai propri colori, non alle persone, perché io penso sempre che le società passano, le persone passano, oggi con l'Ercole c'è, domani non c'è più, il calciatore oggi c'è, domani non c'è più. I tifosi, quelli che amano la propria società o il nome della squadra, quella rimarrà sempre, la società rimane sempre, anche se cambiano le persone. Il Teramo Calcio deve continuare a vivere, ma non più di attimi, di qualche anno, deve continuare a avere una sua identità, quella che forse negli ultimi anni purtroppo si è persa, anche se ha fatto dei risultati fantastici, perché non dimentichiamo, il passato non serve per dimenticare, il passato serve proprio per la storia, proprio per far sì che si provi a fare meglio. A volte ci si riesce, a volte no, però se ci sono i presupposti, se c'è la passione, se ci sono tutte queste cose, io penso che se c'è il senso appartenenza, quindi ritorniamo al discorso degli under, io penso che non siano problemi. Questo manca a Teramo, il senso di appartenenza, questo sì, lo sto vedendo soprattutto nei giovani. Quindi li prenderemo altrove? Li prenderemo perché dobbiamo prendere, perché le squadre e i dilettanti si fanno con la carta d'identità, quindi come in Lega Pro adesso fanno con le calcolatrici per fare i minutaggi, i dilettanti si fanno con le carte d'identità. Quindi io mi aspetto e spero che molti ragazzi, ma molti lo stanno facendo, tanti no. Questo mi dispiace, ma probabilmente è stata proprio la colpa del Teramo Calcio, nel tempo non ha creato questo senso di appartenenza. Rarissime volte nella mia piccola grande storia di giornalista sportivo di questa città ho riscontrato che al raduno andasse una squadra completa. Non è successo forse mai, le squadre sono sempre quasi state aggiustate dopo, no? O completate dopo. Ti chiedo, noi andremo in ritiro non so quando e non so con quanta gente, ma secondo te in termini di percentuali cosa sottoscriveresti oggi? Con l'80% dell'organico completo? Con il 90%? O addirittura sogneresti il 100%? Io sognerei il 100%, anche perché 2-3 giorni di meno di ansia di lavoro lo vorrei fare, anche se lavoro ugualmente. Però il mercato ha varie evoluzioni, perché adesso c'è la fase della richiesta. Quindi è come la domanda e l'offerta, adesso c'è tanta offerta sul mercato, c'è poca domanda perché le squadre molte non sanno ancora come muoversi e i prezzi schizzano, poi c'è la fase di discesa e poi c'è la fase di paura dei calciatori quando non trovano le sistemazioni opportune. Io penso che le cose bisogna farle in maniera oculata e intelligente, il calcio non si fa né con i nomi né con altro, anche se possono essere importanti. Però io spero che il Teramo possa durare altri 30 anni e non pensare che devo vincere questo, devo vincere quell'altro. Non è quello, perché se poi si vince per poi andare a morire, io scambierei quello, cioè scambierei una costruzione, un'organizzazione, il fatto che la società ha voluto prendere una sede, vuole lo stadio, vuole tornare a casa propria, vuole creare, vuole mettere persone, vuole creare la teramanità, si spera in un settore giovanile che possa iniziare a ridare quel senso di appartenenza che è mancato in tutti questi anni. Io lo scambio con un campionato in più, un campionato in meno. Ultima annotazione tecnica, fissate le date del raduno e soprattutto dove si farà? Dove si farà è più un problema, perché purtroppo le infrastrutture non sono pronte nel territorio, ce ne sono poche, e quindi quello lo stiamo cercando di risolvere. Per quanto riguarda la partenza, tra il 20 e il 24 luglio. Quando l'Ercole confida di aver addirittura chiuso il 100% dell'organico? Spero il 24 di luglio. Io aggiungo, ci metterei la firma per attendere solo il centravanti.
Centravanti? Sì, il futuro centravanti del Teramo. Speriamo. Che forse speriamo molto prima. Luglio. Speriamo perché il mister mi alza il mio livello di ansia, quindi devo cercare Te lo alzerà anche stavolta, perché per il 24 luglio è difficile che ce l'avremo. Speriamo bene, speriamo.